Premio Cascella 2017. Le opere dei finalisti esposte fino al 26 maggio. Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.30 alle 18.30, Museo Diocesano di Ortona. Partecipa alla giuria popolare per esprimere la tua preferenza. L'arte fa bene alla salute. In collaborazione con Farmacia Grilli. Ad Ortona, presso la Biblioteca Diocesana di San Domenico, torna la 61esima edizione del premio Basilio Cascella, premio nazionale ed internazionale di pittura e fotografia che dal 1955 è tra i più prestigiosi d'Italia. In esposizione opere fotografiche e pittoriche di 30 talenti delle arti visive, finalisti del Premio Cascella 2017. Lo scopo della manifestazione è quello di offrire visibilità a chiunque sia impegnato in una seria ed onesta ricerca artistica, segnalarlo all'attenzione degli operatori dell'arte ed insieme offrire adeguati spazi espositivi e risonanza di critica e di pubblico a livello nazionale ed internazionale. E il tema di questa 61esima edizione del Premio Cascella è un tema particolare, controverso e anche molto attuale: la menzogna. Pasquale Grilli, curatore del Premio Cascella, ci racconta la storia di questo premio che quest'anno raggiunge la sua 61esima edizione. Sì, 61esima edizione con una numerazione leggermente modificata perché c'è stata una piccola pausa nel 2009. Il premio nasce nel 1955 da persone che hanno conosciuto direttamente Basilio Cascella. Tra queste persone mi piace ricordare la figura di un mio zio, e che quando la comunicazione veniva fatta subito dopo la guerra, fondamentalmente con la stampa, aveva messo su un'associazione della stampa ortonese che si prese cura di dare risalto a questa figura di artista abruzzese che appunto è stato Basilio Cascella, istituendo questo premio sotto forma di concorso di pittura estemporanea. I primi anni era una manifestazione estremamente accorsata anche a livello nazionale, che poi nel tempo purtroppo è decaduta, è stata un po' abbandonata, fino appunto ad arrivare a situazioni un po' poco simpatiche. 2007 ci fu questa decisione, parlai con gli amministratori ed ebbi l'opportunità di fare una rassegna più che un concorso, ed è stato il momento di svolta di questo premio, in quanto nel 2007, lasciando la modalità dell'estemporanea, nel 2007 appunto feci questa rassegna invitando artisti abruzzesi. Nel 2008 ci fu una rassegna di artisti jugoslavi, poi nel 2010-2011, a ridosso di una manifestazione locale che è Zoart, conobbi un artista che da allora è diventato un po' l'elemento fondamentale di questa rassegna, Alessandro Passerini. Poi siamo arrivati all'attualità con queste edizioni che sinceramente hanno un filo logico, hanno un tema annuale che viene puntualmente assegnato e eseguito in maniera molto interessante. E dal 2011, grazie ad Alessandro Passerini, artista, comincia quindi una nuova storia del Premio Cascella. Sì, il premio aveva bisogno di entrare nel XXI secolo, avendo sempre riproposto la possibilità dell'estemporanea, fatta nel giusto modo, non in un giorno mentre giorni, può essere molto interessante, sempre con artisti da tutta Italia. L'abbiamo rinnovata appunto facendola tornare nazionale, ma con una comunicazione appunto aggiornata,
In questo modo siamo riusciti ad entrare in contatto con molti più artisti di tutta Italia e non solo. Ogni anno abbiamo sui 400-500 partecipanti. Di questi centinaia di partecipanti riusciamo a selezionarne dai 15 ai 20 per ogni sezione, quindi fotografie e pitture in tutto dai 30 ai 40. Dipende sempre dalla qualità. La cosa interessante è che nonostante questa larga partecipazione nazionale, ogni anno ci sono nei primi posti sempre ragazzi abruzzesi, quindi tra i 15 selezionati ci sono ragazzi abruzzesi dell'Abruzzo, nonostante l'Abruzzo purtroppo è come se non fosse entrato nel XXI secolo, e quindi per quel che riguarda la cultura e l'arte non è che è rimasto al XX, in realtà non interessa. Quindi noi quello che cerchiamo di fare è quello di poter portare questo premio fuori dall'Abruzzo, dentro l'Abruzzo. Quest'anno c'è Davide Difonso e Serena Vittorini. Solo dopo scopriamo che in effetti hanno già un'attività molto fertile nei loro settori. Negli scorsi anni ci sono stati Alessandro Falco di Pescara, Silvia Compagnoni, ma ce ne sono sempre un'infinità, insomma. E quindi possiamo dire che l'Abruzzo in realtà è un serbatoio di cultura, quindi di materiale ce n'è. È probabile che sia una reazione a questo non avere la possibilità di esprimere le proprie capacità. L'arte da sempre comunque è anche una reazione a una realtà che si vive quotidianamente. Lei non è abruzzese, le piace stare in Abruzzo? I miei nonni erano abruzzesi, io sono di Ferrara, quindi Ferrara 500 anni fa era New York, era una delle città più eclettiche d'Europa, molto cosmopolita, con tante cose ricercate. Quindi è interessante come un punto di vista esterno abbia aiutato questo premio a tornare alla sua giusta collocazione, com'è giusto che sia. I'm going back again. Flying solo, only myself to blame. Taking my chances. Ed è con noi la professoressa Angela Tiberio, presidente dell'Associazione Culturale Atlantide, che dal 2015 sostiene il premio Basilio Cascella, che quest'anno nella sua 61esima edizione esordisce con un tema particolare e direi anche molto attuale, la menzogna. Ce lo vuole spiegare? Perché abbiamo ritenuto estremamente urgente, in un momento come quello che viviamo, ristabilire questo ruolo importante dell'arte, di demistificare, cioè togliere i veli a tante negatività e appunto menzogne che spesso ci sottraggono dalla capacità reale di guardare in faccia la verità. Oggi, appunto, dicevo, credo che più che mai investa tutti le fasce sociali, tutti i campi del sapere. Ecco, in particolare porrei l'attenzione su un'opera che parla specificatamente del rapporto uomo-donna, dove ad un corpo virile che si pone anche con un fiore in mano, provocatoriamente una rosa rossa che è destinata sicuramente alla persona amata, l'uomo nasconde dietro il suo corpo, così attraente tra l'altro, nasconde un'arma. Ecco, potrebbe essere colta come la cifra di questa mostra. Spesso le apparenze ci illudono di realtà che non sono quelle reali. E allora il tema la menzogna per questa importante, per noi importante rassegna, che è quella di restituire all'arte questo ruolo che ha sempre avuto nella storia di demistificazione, cioè di abbattere miti, miti di realtà, verità che abbiamo l'illusione, ecco, la bontà, l'illusione di credere come tali. Credo che insomma abbiamo colto nel segno. Bene, quindi invitiamo i telespettatori di Rete 8 Weekend a venire qui e vedere con i propri occhi la bellezza di questa mostra. Certo, i giorni di apertura sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e anzi i visitatori potranno anche votare, perché c'è anche un voto popolare, potranno votare la loro opera preferita. Questo ovviamente fino al 28 maggio. Certo, quando ci sarà la premiazione per l'occasione delle cantine aperte. Qui ad Ortona abbiamo la cantina Citra che da qualche anno ci ospita e quindi abbiamo voluto anche, questo è un segnale, ricreare questo giusto rapporto tra l'arte, il cibo, i prodotti della nostra terra, in particolare il vino che insomma è il prodotto primario, e anche tra i cibi, insomma, se così può essere considerato, uno dei più antichi che l'uomo abbia apprezzato.
L'arte ci consente di trovare noi stessi e di perdere noi stessi nello stesso momento. Premio Cascella 2017. Le opere dei finalisti esposte fino al 26 maggio. Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.30 alle 18.30, Museo Diocesano di Ortona. Partecipa alla giuria popolare per esprimere la tua preferenza. L'arte fa bene alla salute. In collaborazione con Farmacia Grilli.